stare attenti perché loro è assurdo pensare che in questa città le scelte vengono prese in un luogo che è una caserma, il Digomac, la caserma sottufficiali appunto della Guardia di Finanza, è il luogo in cui appunto la protezione civile il governo governa in questa città. È una caserma, un luogo in cui quando siamo andati in quattro persone con uno striscione con scritto forti e gentili sì, fessi no, siamo stati allontanati, siamo stati controllati, ci è stato detto che è vietato stare lì davanti perché è un luogo militare. E in questi giorni lì dentro che verrà il G8. Ed è significativo pensare nel momento in cui una popolazione chiede con forza, con idee concrete, proposte, partecipazione dal basso, possibilità appunto di autodeterminazione il proprio futuro, come gli si risponde? Gli si porta qui un G8, quindi la forma più antidemocratica di governo del pianeta, rinchiuso in una caserma di una guardia di finanza, in una caserma, in una zona militare, e poi si dice che questo lo si fa per stare vicini ai bisogni della gente, ai bisogni dei terremotati, quando poi queste persone, i terremotati, sono stati spinti in questi giorni in tutti i modi a lasciare la città, ad andarsene. E questo appunto noi ci opponiamo con tutta la forza dicendo yes we camp, perché appunto rompiamo la vetrina mediatica che hanno costruito e vuole far credere che va tutto bene. Qua siamo ancora tutti nelle tende. Gli unici lavori che abbiamo visto sono i lavori preparatori di questa vetrina, questo teatrino vergognoso del G8, che è stata una violenza che hanno voluto portare qui ad ogni costo una popolazione appunto già gravata da enormi disagi. Yes we camp perché appunto chiediamo immediatamente di partecipare al processo di ricostruzione, chiediamo risorse perché non siamo stufi di vedere che gli unici lavori sono quelli appunto funzionali agli interessi dei potenti come quelli del piano case. 20 enormi cantieri che sono stati costruiti, fanno uno scempio del territorio, questa grande idea di Bertolaso appunto imposta dall'alto, come tutti questi progetti sono stati imposti dall'alto senza ascoltare la popolazione, e appunto per questa bella idea ora noi siamo costretti ancora tutti ad essere nelle tende, a non sapere quando rientreremo dentro una casa. Poi con questa grande ipocrisia saranno talmente belle che non ve ne vorrete più andare, e quindi magari dietro si nasconde il progetto di trasformare il centro storico in una grande vetrina turistica in mano a Fintecna, che potrà speculare con i suoi enormi capitali, perché appunto per le finanziarie, per le banche, i progetti militari, i finanziamenti e le risorse li trovano sempre. Quando si tratta di ricostruire una società di provincia, una piccola città come la nostra, i soldi non si trovano. Il progetto case in pratica è... Questo progetto case fondamentalmente sono 5.000 alloggi di cemento, sono case, vere e proprie case, no? Casette rimovibili, sono case di cemento, palazzine di tre piani che stanno costruendo in 20 maxi cantieri al di fuori della nostra città, in periferia, creando proprio delle periferie, creando dei ghetti, perché poi queste si dice le useranno gli universitari, ma se non si fa questa cosa improvvisata è ridicola, perché sappiamo perché per creare gli alloggi universitari servono infrastrutture, servono servizi. Non si può improvvisare così attraverso uno scempio del nostro paesaggio, che era una grande ricchezza, quando invece magari attraverso delle casette di legno rimovibili, dei moduli rimovibili, si sarebbe potuto immediatamente dare un alloggio alle persone che invece adesso sono ancora nelle tende, sono sulla costa. O anche attraverso la requisizione delle case sfitte. I costruttori lamentavano 5.000 case invendute prima del terremoto, ora sono sparite tutte quante misteriosamente, e si risolve tutto come al solito con una speculazione, costruendo questi 20 maxi cantieri in cui uno già sappiamo che ci sono coinvolte società con prestanome facenti capo poi alla famiglia di Ciancimino, per magari una forma appunto di riciclaggio di capitali sporchi di cosche criminali. E questo noi ci opporremo con tutta la forza, perché noi vogliamo essere noi i protagonisti della ricostruzione e non appunto i soliti grandi poteri forti della speculazione italiana. Che noi stiamo cercando di costruire appunto tra le istanze locali che chiedono ricostruzione, partecipazione dal basso, appunto democrazia e trasparenza, con i grandi temi che poi ci legano ad altre esperienze come quella di Chiaiano, come quella di Vicenza, di altre popolazioni che chiedono appunto democrazia, chiedono la possibilità di determinare il proprio futuro, e quindi i temi della democrazia in tempo di crisi, i temi appunto dell'autogoverno, i temi dell'ambiente, perché qui appunto sappiamo che il nostro paesaggio è una grande ricchezza.